lodato Gesù Cristo e Gesù è il Signore. Oggi in questa puntata voglio parlare di una questione che ritengo molto importante e vorrei dire anche dibattuta. La fede elimina il dolore? Un sacerdote giustamente mi ha detto mentre parlavamo, la fede non toglie, non elimina il dolore. Quindi è vera o non è vera questa affermazione? Direi che è vera in parte in questo senso che la fede non elimina il dolore. Perché, facciamo un esempio molto banale, se una persona di grandissima fede si dà una martellata sul dito e la stessa martellata la sarà una persona eh, fermamente atea, convinta atea, il dolore lo sentono entrambi. <ride> Qui no, non c'è tanto da discutere. Il dolore lo sentono entrambi ma quel che interessa soprattutto è il dolore da un punto di vista, diciamo così, morale. Allora, la fede di per sé non lo toglie, ma ha comunque, ed ecco la notizia buona, l'antidoto per mitigare di molto il dolore e per dare un senso. Ma lo vediamo. Innanzitutto prima voglio farvi vedere, eh, leggere due passi che indicano che la Madonna la cui fede è incomparabile, nessuno, neanche Abramo, ha avuto una fede come Maria Santissima, è incomparabile, umanamente, sia sì, chiaro, e Gesù stesso, ma lo vediamo. Allora, se noi andiamo a leggere il Luca, vediamo che il padre, leggiamo insieme, il padre, la madre e Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui, Simeone li benedisse, e parlò a Maria sua madre, Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Quindi non neanche il cuore, se esaminiamo con attenzione questa espressione, ma l'anima, cioè tutto l'essere, un dolore terribile, perché la Madonna ovviamente vedrà poi Gesù trattato come è stato trattato la passione di Gesù che vivrà in prima persona, la vedrà. Certo è vero che c'è proprio anche la pietà di Michelangelo, quindi questo, terrore, questo dolore terribile. Ma non solo nel momento della passione. La Madonna sicuramente ha sofferto anche quando ha visto Gesù rifiutato, insultato. Dicevano che era pazzo, che aveva un demonio. Leggiamo il Vangelo, sono espressioni del Vangelo, quindi di questo. È di, di, riguardo a Gesù, dicevano queste affermazioni. Cercavano di lapidarlo, come pensate che abbia. Uh, che, cosa, che cosa pensate abbia avvertito nel suo cuore la Madonna di fronte a queste cose, per non parlare, appunto, poi della fase finale del, delle torture, parliamoci chiaro: torture che ha subito Gesù, quindi, con della fustigazione e con la colonna di spine. Gli sputi, gli insulti, eccetera, e la crocifissione, ovviamente. Quindi ha provato sicuramente dolore, <ride> nessuno al Vangelo c'è scritto che lei non ha sentito con la fede incomparabile che aveva, che non ha sentito dolore, e vediamo invece Gesù. Quindi, vero uomo, vero Dio, leggiamo sempre assieme Giovanni. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, visto lo si gettò ai suoi piedi dicendo, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello Lazzaro, non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse, attenzione qua, eh, fra poco, dove l'avete posto? Gli disse, Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Quindi Non solo inizialmente commosso, ma addirittura scoppiò in pianto per il dolore, tant'è che disse: Allora, Giudei, vedi come lo amava? Ma alcuni di loro disse: Costui che ha aperto gli occhi a cieco, non poteva anche far sì che questi non morisse, invece è morto. sotto. tanto Gesù ancora profondamente commosso. Poi c'è un altro tipo di commozione che ha provato Gesù, ne cito soltanto, cito soltanto un'espressione: Gesù si commosse, toccò loro gli occhi e subito recuperarono la vista e lo seguirono. Ma quello che preme sottolineare è proprio il dolore: scoppiò in un pianto. Quindi Gesù, vero uomo e vero Dio, la Madonna, l'ho appena detto, per cui la fede, e qui abbiamo i due esempi, le due colonne: in primis, ovviamente, Gesù che è vero uomo e vero Dio, è chiaro la madonna che la cui fede è incomparabile hanno provato dolore quindi la fede non gli ha eliminato il dolore l'hanno provato e così via tutti gli altri uomini di fede quando hanno provato dolore dobbiamo anche ricordare secondo me che la madonna ha anche sofferto sicuramente anche se i vangeli non ne parlano quando il suo amatissimo sposo San Giuseppe è andato in cielo, eh? perché è morto prima. Usare l'espressione nostra è morto prima della Madonna. Quindi, sicuramente la Madonna, no? visto appunto la commozione anche di Gesù, che scoppiò in pianto per Lazzaro, sicuramente la Madonna non si è messa a saltare a ballare quando San Giuseppe è andato in cielo. Quindi, anche lì il dolore c'è stato. E quindi questa diciamo, notizia cattiva, nel senso diciamo così, buono al termine, ci spiega che il dolore non viene tolto dalla fede, ma la fede, diversamente da chi non ce l'ha, ha in sé gli antidoti, in primis perché dà senso al dolore, che non è un dolore eterno, salvo, quelli che vanno, salvo per quelli che vanno all'inferno, perché allora in quel caso il dolore... Ogni genere di dolori sono eterni. Bruciare in mezzo alle fiamme, immaginate cosa sia, con tutto il resto di corredo che c'è. Per cui il dolore non è eterno, è temporaneo, perché è chiaramente è destinato a trasformarsi in gioia, eterna, in gioia eterna. Stiamo parlando del dolore morale perché, per quanto riguarda il dolore fisico, già la fede in sé ha gli antidoti, perché ovviamente il Signore ci ha insegnato a pregare per guarire, adesso qui ovviamente faccio riferimento a tutti i video eh, pubblicati sul canale a questo riguardo quindi rimando a quelli per non ripetere, comunque Gesù ci ha invitati tutti sempre a pregare per essere guariti non a tenerci la malattia che poi in paradiso non ci sarà più dolore eccetera, né malattie, niente no, chiedetevi, sarà dato, il sarà e ha guarito e addirittura ha raccomandato ai discepoli di guarire Chiaramente, se qualcuno non viene guarito su questa terra, viene guarito per il cielo se c'è la preghiera ed è destinato al cielo sia chiaro. Perché se una persona non prega nessuno, non prega a lui e rifiuta Dio e così via, lui non prega, non pregano i familiari e va a finire l'inferno, allora è un altro discorso, ok. Però per quanto riguarda i dolori fisici, abbiamo grazie a Dio in primis e quindi alla medicina. Che è un risultato ovviamente di quel che Dio ha voluto con le sue leggi, eccetera. Quindi i rimedi che la medicina ha trovato, analgesisi in senso lato, eccetera, e quindi eh, i dolori vengono chiaramente tolti o attenuati moltissimo e rendono la vita più agevole. Addirittura anche nei momenti della morte irreversibile, per cui eh, ci sarebbe solo un accanimento ter terapeutico, la Chiesa è favorevole all'utilizzo delle cure palliative. Che consentono alla persona di non morire da dolori ecco ad esempio quindi da un punto di vista fisico abbiamo la possibilità di ottenere l'eliminazione del dolore o perlomeno eliminarlo di molto ripeto con moderni ritrovati che ci sono da parte della scienza medica quella seria quella che vuole guarire quella che vuole sollevare al dolore non quella che vuole guadagnare Due tipi di scienza, ma c'è un video apposta, la, la, la sanità di Satana e la sanità di Dio. Rimando per maggiori dettagli, però ci sono. Il problema riguarda invece il discorso soprattutto morale, per esempio i dolori per, eh, da parte dei genitori quando i figli hanno intrapreso una, una via sbagliata, quando non pregano più, quando eh, seguono compagnie cattive oppure padre sbagliati, un tipo di dolore che molti genitori hanno, soprattutto molte mamme. Quando ci sono i lutti, di mezzo ai lutti, muore un genitore, un padre, una madre, un familiare, un fratello, un figlio, chi volete, un coniuge, e qui il dolore c'è, chiaro. Non si può dire a una persona, beh, tu hai fede, perché chiaramente, certo, la fede mi aiuta a capire che purtroppo il dolore, quella parte necessaria di questa vita che a causa della disobbedienza a Dio ed aver ascoltato il personaggino ecco, aver ascoltato Satana che ha introdotto la morte, il libro la sapienza lo dice, eh? parola di Dio la morte è entrata nel mondo per invidia il diavolo e basta ascoltare il personaggino con quale eh, voce, con quale odio si scaglia verso Dio, verso l'umanità che schiaccerebbe tutti come ripeto perché lo dice lui per capire che la morte, con il corollario di malattie e di dolore, è entrata per le diavolo e bisogna transitare dalla morte a Gesù stesso, è passato attraverso, diciamo, la morte, o la, meglio, quel dormire per il cielo, per andare in cielo. E quindi ci sono chiaramente questi lutti e questi dolori. Allora, la fede in sé, come dicevo, ha due antidoti principali. Il primo... È la speranza quindi fede vuol dire credere ovviamente parlo di fede cristiana è chiaro in Gesù Cristo e in tutto quello che Gesù ha detto nel Vangelo quindi ha parlato della risurrezione no? e il credo è la sintesi di questo credo nella risurrezione di morte e la vita del mondo che verrà e quindi alla riunificazione in paradiso delle persone che ci vanno dei familiari che ci vanno e la preghiera perché attraverso la preghiera, pregando, Dio interviene, lenisce il dolore e anche, concede anche dei segni che io chiamo sempre di conforto e di rafforzamento della fede per meglio superare i momenti di forte e i periodi di forte dolore l'ho scritto in risposta a alcune persone che domandavano, avevano perso una persona di 56 anni che in 15 giorni la, morte, la, la, la moglie gli è morta per un tumore con due figli e quindi chiaramente era profondamente addolorato, non <coughs> aveva scritto, e ovviamente gli avevo risposto che il dolore c'è, bisogna pregare e il Signore dà dei segni, concede quando si prega con costanza. Io sapete quando parlo di preghiera parlo sempre di rosario in primis. Eh, come un medico quando parla di certe cure essenziali in caso ovviamente di malattie eh, di certe malattie che sono polmonite così parlano di antibiotici cioè, ecco, l'antibiotico per eccellenza è il rosario quindi io parlo sempre di rosario faccio sempre riferimento a tre colonne del rosario come preghiera dopo uno può pregare anche meno però per me il discorso di preghiera è quello poi tutto il resto che viene i salmi la messa, la frequentazione eccetera. e Dio concede dei segni di conforto e di rafforzamento della fede e ve ne farò vedere, alcuni li ho fatti vedere però adesso ve ne faccio vedere un paio per farvi capire perché perché poco dopo che mia moglie era restata al cielo è venuto a trovarmi un sacerdote un esorcista e lui nel parlare mi diceva guardi che sua moglie vuole vedere lieto giustamente poi quando se n'è andato eh, io mi sono rivolto a questa immagine che vedete qua e ho detto grazie a sentito cosa ha detto Don Renzo? Ha detto giusto, però come possa essere una persona lieta nel lutto me lo fai capire tu, è eh? facile dirlo, però quando si è immersi nel dolore non è facile applicarlo, però lui ha detto giustamente perché sono sicuro che come tu come tutte le mogli e tutti i mariti, cioè, ma dipende ovviamente dalle condizioni tutto di tutto in cui si trova persone, persona, chi è morto, eccetera. Però vogliono il bene alla persona che hanno lasciato o alle persone che hanno lasciato e vogliono che siano liete, felici. Perché? Perché, Perché loro sono la felicità. Parliamo di chi è andato ovviamente in paradiso, eh, sì è chiaro, o se è in purgatorio, però è in sofferenza, ma comunque devi essere aiutato dalle nostre preghiere in suffragio, di quella della Chiesa, nostre. Però, vuole e desidera comunque il nostro bene, che stiamo bene. Però chi è in paradiso è nella beatitudine eterna di Dio e sempre, come ho dimostrato in vari video, vicino a voi vi darà un'ulteriore prova fra poco. Quindi loro sono felici, beati e ci vogliono felici. Eh, però per noi non è facile, questo è di dubbio. Quindi tu mi fammi. Lo spieghi tu come sia possibile. Allora, io ovviamente come sapete sempre prego, anzi ho aumentato pure le preghiere. E di conseguenza sono stato, grazie all'infinita bontà di Dio, al cuore, al sacco cuore di Gesù, al cuore Immacolato di Margherita, sono stato riempito di segni, che poi alcuni li ho condivisi con voi perché ho capito che grazia ci teneva che alcuni segni venissero condivisi anche per il conforto di tutte le persone, perché i lutti li abbiamo tutti. Eh. Ovviamente i dolori morali li abbiamo tutti comunque, anche morali, per far capire l'importanza. Della preghiera fiduciosa, perché faccio questo breve parentesi prima di passare a mostrarvi i segni per farvi capire, ci sono tante mamme perché di solito sono loro quelle più sensibili a questo o perlomeno più deboli dal punto di vista che vi spiego, che hanno forti preoccupazioni per qualche familiare, per qualche figlio in particolare o figlia che, come dicevo prima, vive magari una relazione sbagliata oppure ha cessato andare a messa, frequ ha frequentazioni errate e sono preoccupati, sono preoccupate, preoccupati e si sì, è chiaro, ma in particolare sono le mamme che hanno questa sensibilità. Io dico sempre a loro, voi dovete pregare per, per la conversione, in primis conversione. Voi, io ma, ho soffrito magari qualche setta, ma c'è un influsso diabolico. Verissimo. In primis per la conversione e liberazione e guarigione vostro familiare figlio, figlia, chi volete, chi c'è, ma anche più. Perché le preghiere per la conversione verranno sempre esaudite. Perché il Signore ci tiene quando ha detto sete sulla croce, la sete di anime, neanche fame, la sete che è più terribile della fame. E infatti, ho fatto anche un video perché il demonio ha detto: la l'amore, il suo amore quello è insaziabile. Quindi queste preghiere verranno. Però non quando vogliamo noi, perché noi certo vorremmo subito, dopo un paio di giorni, due, tre, quattro, cinque, settimane al massimo tutto a posto, come interruttore della luce, no. Potrebbe essere anche negli ultimi stati di vita della persona, quel qualche conta è l'eternità. Quindi bisogna pregare senza mai stancarsi, soprattutto il rosario, tra cui il rosario per la conversione di questa persona quel che conta di più è la salvezza eterna, non tanto chi rimedia una situazione importante, sia chiaro, si prega anche per quello, è ovvio. Ma è la vita eterna, la vera vita, la vita eterna che non finisce più. Questo è importante, che bisogna fare, bisogna pregare. E ovviamente loro soffrono, hanno dolore, quindi la fede non gli toglie quel dolore, però attraverso la preghiera viene mitigato perché dà conforto e sicurezza e fiducia che la preghiera verrà ascoltata e la persona verrà salvata. Forse pure negli ultimi stati di vita. Okay. E adesso vi faccio vedere qualche segno, perché tra i numerosissimi segni che mi ha dato, ne ho mostrati alcuni in altri video, qui ve ne mostro altri perché sono una conferma della vita eterna, della loro vicinanza a noi, pur essendo il paradiso, come ho detto in altre occasioni, non riusciamo a spiegarci come sia possibile perché non siamo nell'aldilà. Come il demonio, ha detto una volta all'esorcista, come faccio io a spiegarti tu che sei qui nel tempo e nel limite, certe cose. Così il diavolo ha risposto all'esorcista Monsignor Novarese vi dico anche il nome. Ok, quindi quando io ho detto a grazia, guardando questa immagine, sì, me lo fai capire tu come sia possibile, eccetera. Mi arrivati un sacco di segni, mi facevo dire... Un paio emblematici, vediamo il cuore. Stavo mangiando da solo perché, ovviamente, lei non c'è più nel senso fisico. E guardate questo pezzo di carne ho tagliato a cuore, sono rimasto allibito. Un cuore perfetto. L'immagine di un cuore perfetto. Mentre stavo mangiando il segno, qual era? Non sei da solo, io sono qui vicino come mangiavamo una volta pur essendo in paradiso sono vicine e questo è di conforto non solo per me ma automaticamente per voi perché è la medesima cosa perché anche voi avete i vostri familiari in paradiso sono vicini dobbiamo solo ricordarci di parlare insieme di pregare come il Papa ha detto col dialogo dei defunti che non è una superstizione e rimando al mio video il dialogo con i defunti citando appunto le parole del Papa a questo riguardo che confermava la comunione dei Santi questo è un segno di un grande significato, cuore, quindi amore eterno e vicinanza eterna, continua pur essendo in paradiso. Un altro segno. Allora, io ovviamente ho il periodo del Covid, eccetera, così la sera anche vi utilizzo ancora dei disinfettanti quando capita prendo il tubetto del, della crema e stando in verticale senza muoverlo schiaccio, come ho sempre fatto prima, e scende la crema, e Di sotto come succedeva prima, come col dentifricio, viene c'è specie di bisciotto. Da solo, da solo, stando fermo in verticale, non muovendo io la mano, si è formato questa che somiglia una V. Una V che attenzione in mezzo a un simbolo dell'infinito e V, significato di vita, col simbolo lì della, che sembra eh, de, il simbolo dell'infinito, quindi vita eterna, vicina, perché V è vita ma anche vicina, e ricollego al cuore visto prima, eternamente, e poi ovviamente il cosiddetto di là. Un altro segno, sempre queste cose mi sono successe dopo che lei è salita al cielo, prima quindi sapete che verso fine 19-2020 abbiamo sempre usato la, 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 la crema, eccetera. Mai successo una cosa di questo genere. E un altro, ma diversi. Eh? Faccio solo emblematicamente questi. Un'altra sera con la crema, di nuovo stando fermo, ha formato. Se esaminate bene con attenzione, una specie di scala con i cuoricini. Se Voi vedete, vedete che ci sono una scala i pioli su tutti i cuoricini che vanno verso il simbolo dell'infinito cuori sempre cuore. Come potete vedere, oltre a questi, tanti altri, ti conferma della comunione dei santi. Quindi questo è mitiga, lenisce il dolore dell'assenza fisica, perché ci dicono, lo dicono a me io lo dico a voi e in automatico, vale anche per voi, perché lei è chiaramente affezionata alla sua, che la chiamo famiglia allargata, quelli che seguivano e quelli che pregavano con noi, e di conseguenza vale anche per voi, perché chiaramente come sapete non vale solo per qualcuno, eh? vale per tutti, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste, chi va in paradiso, alla comunione dei santi, il purgatorio è un transito, anzi devono essere aiutati con le preghiere per andare in paradiso e pregano per noi, loro, noi preghiamo per loro, quelli del purgatorio, loro pregano per noi perché tra loro non posso pregare per se stessi quelli del purgatorio. Ovviamente chi va inferno, altro discorso, in inferno, tutt'altro discorso, va non là, nel terrore e nel dolore di qualsiasi tipo, non si dice neanche immaginare eterno. Ma vale per tutti, perché questo è un insegnamento come santi, questo è un insegnamento dal credo. Quindi ecco che la fede, se da un lato non elimina il dolore, dall'altro lato ha in sé gli antidoti per mitigarlo di molto, se vogliamo soffocarlo molto, e chiaramente fornici la speranza della cessazione di quel dolore, che parliamo dopo di esaurità, perché il fisico vi ha detto prima: ci sono appunto anche gli accorgimenti della scienza medica che aiutano su questo. Oltre alle guarigioni, perché c'è per una gioia nell'eternità e quindi io ho avuto la risposta perché giustamente il sacerdote aveva detto, l'esorcista mi aveva detto, sua moglie, la voglia dieta, vero. È giusto, però come? Era lì il problema. Infatti io ho detto sì, spiegamelo tu come. Ed ecco che sono arrivate le risposte. E questo non vale solo per me, ripeto, vale per tutti. Quindi, concludendo, la fede è il grande rimedio alla questa valle di lacrime, questa espressione contenuta da Salve Regina, in cui ci troviamo perché i nostri progenitori hanno abboccato Satana con tutto quanto ne è derivato, è dovuto intervenire poi Gesù Cristo con la redenzione, tutto quello che sappiamo Maria Santissima, quindi Adamo ed Eva hanno boccato, è successo quel che è successo. Attraverso Maria Santissima e Gesù, quindi novelli chiamati Adamo ed Eva, che invece in totale obbedienza a Dio abbiamo avuto la salvezza, la redenzione per quanti vogliono ovviamente aderire. Alla prossima puntata.